Sganciateli immediatamente. Io me ne torno subito al mio deposito. Gli ho solo chiesto come andava la sua giornata. Arrivata la sera, Henry tornò al deposito di Tidmouth e trovò Gordon ad aspettarlo. Ciao, Gordon. Mi sono divertito molto a portare l'espresso, ma domani sarò più che felice di tornare ai lavori che faccio di solito. Non avrebbero mai dovuto mandarmi a tirare quel ridicolo treno merci. Sai bene che decido io quali sono i compiti che devi svolgere, Gordon. Non hai neanche finito quello che avevi da fare oggi. Devi imparare a fare i lavori che ti vengono chiesti. Stasera ti voglio chiedere di portare l'aringa volante. Non porterò mai quel puzzolente treno pieno di pesci. Come vuoi, ma se non lo farai, è possibile che Harry continui a portare l'espresso per sempre. Questa è tutta colpa tua, Harry. Ma io ho portato l'espresso solo perché Sir Topham me lo ha chiesto. Non devi fare altro che portare l'aringa volante. E tutto sommato, portare l'aringa volante non è poi un lavoro così facile da fare. Molte locomotive non sono all'altezza. Probabilmente tu non ce la faresti. Hai ragione, Harry. James ha fatto molta fatica a portare l'aringa volante quando ha dovuto. Questo non è vero. Era soltanto puzzolente. Credo che converrete con me nel dire che sono molto più grande e forte di James. Ciò nonostante, non ne sono sicuro. Sciocchezze! Non esistono lavori troppo duri per me. Posso di certo tirare un vecchio e puzzolente convoglio di pesci. Ve la farò vedere io! Gordon era determinato a dimostrare che Henry aveva torto, ma quando tornò dalla sua uscita con la ringa volante, si era già fatta mattina. Ecco, avete visto? Ce l'ho fatta! Ho consegnato tutto quel pesce puzzolente e non l'ho trovato per niente difficile. Bene! Finalmente hai fatto come ti era stato detto, Gordon. Ma devo dire che Harry è stato molto bravo con il treno espresso. Sarebbe un validissimo rimpiazzo definitivo per Gordon. Tuttavia, puoi tornare a farlo tu, Gordon. Oh, signore! Grazie, signore! Posso cominciare anche subito? Solo che puzzi un po' di pesce, Gordon. Magari sarebbe meglio che ti facessi lavare prima. Espresso puzzolente in arrivo! Che oltraggio! Poi ci fu un problema. Ehi, fermati! Ehi, torna indietro! Ma Stafford sapeva di non avere abbastanza autonomia, perciò fu costretto a lasciare il vagone. Daisy era un po' delusa dal fatto che i suoi passeggeri speciali non fossero speciali come aveva immaginato. Ma quando Daisy arrivò ad Orwick, furono i suoi passeggeri speciali ad essere delusi. Dove sono i bambini? Che senso ha fare uno spettacolo per i bambini se poi non ci sono i bambini a vederlo? Uno spettacolo per bambini? Sul serio? E dov'è il resto della nostra attrezzatura? Meno male che almeno ho ottenuto i burattini a portata di mano. È uno spettacolo di burattini, avete detto? Sì, ma il problema è come facciamo a fare uno spettacolo di burattini senza il nostro teatrino. Oh cielo, oh cielo! La giornata non sta andando affatto come immaginavo. Ed era proprio quello il problema. Daisy si era lasciata trascinare dall'immaginazione. Si era vantata con tutti per quello spettacolo speciale, senza pensare che potesse trattarsi di uno show per bambini. Oh, Daisy! Sono molto arrabbiato con te. Ho dovuto organizzare un servizio di autobus dopo che ti sei rifiutata di far salire i bambini. Ma almeno ora sono arrivati. Che lo spettacolo abbia inizio. Oh, mi dispiace, signore, ma purtroppo non ho neanche portato il vagone con il teatrino dei burattini. Beh, allora io non so che cosa fare adesso. Oh.
deluso tutti quanti, scusate. Daisy a quel punto capì che i bambini sarebbero stati molto infelici se non avesse fatto qualcosa. Beh, in qualità di automotrice diesel super ammortizzata, potrei avere avuto un'idea davvero fantastica. Scusami, Judy, ti dispiacerebbe tenermi queste salsicce per un momento? Oh no, non posso proprio farlo. Le salsicce non vanno bene per le mie curve. Oh cielo, Judy, ti stai dando un sacco di aria, sì. Sì, io sono molto moderna e al passo coi tempi non voglio nessuna salsiccia unta, è chiaro? Tienimi queste salsicce. Non hai bisogno né di salsicce né di teatrini e tantomeno di bambini tra il pubblico. Quello che ti serve sono io, senza falsa modestia. Sempre la stessa storia. Ma ricorda sempre, è meglio lasciarli competere tra di loro anziché tentare di batterli ai loro sciocchi giochi. Ok, Oliver, grazie del consiglio. Lo terrò in mente da adesso. Oh, oh no! Oh! Oh! Max e Monty avevano causato un incidente. Dove sono Thomas e Oliver? Dovevano essere qui ore fa, non riesco a capire. Non possiamo più andare avanti senza Oliver. Ok, voi due, questo è il vostro ultimo carico per oggi. Per fortuna, Thomas aveva degli amici ad aiutarlo. Libererò la linea in un attimo, Thomas. Ora che il pistone del mio braccio è stato riparato. Oh, e ti rimetteremo sui binari in un batter d'occhio, non è vero? Puoi dirlo forte, Judy. Grazie a tutti quanti. Era ancora un mistero come tutti quei rifiuti fossero finiti sulla linea secondaria di Thomas. Oh, santo cielo. Finché... Allora, che cosa abbiamo qui? Max e Monty, scaricando illegalmente questi rifiuti avete causato confusione e ritardi sia al vostro cantiere che alla ferrovia. Ci scusi, non volevamo. Dovete sempre smaltire i rifiuti del cantiere in modo sicuro, alla discarica, capito? Ed è lì che dovete portare il resto dei detriti che avete lasciato sui binari prima di domattina. Sì, signore. Ci scusi, signore. E fatela finita con i vostri scherzi sciocchi! Scusa, Thomas. Non volevamo provocare un incidente. Volevamo solo finire il nostro lavoro in fretta. Un po' troppo in fretta, Monty. Non farò mai più una corsa contro voi due. Ecco fatto, Max! Adesso puoi andare! Anche tu, Monty! Perfetto! Grazie, ragazzi! Stai pensando anche tu quello che sto pensando io? L'ultimo che arriva alla discarica è un vagone puzzolente! Sono il numero uno! No, sono io il numero uno! No, sono il numero uno! Vengo prima di te! Max e Monty! Nessuno dice Monty e Max! Lo hai appena fatto e mi piace un sacco come suona! Magari prendere a piedi! Non credo proprio! Io credo di sì! Io credo di no! Io sono il numero uno! E invece no! Io! Castello di Ulsted! Scusate per il ritardo, ma prevenire è meglio che curare, come ripeto sempre. Questa ferrovia è terribile! Con un cammello ci avremmo messo di meno! Oh. Ciao, Thomas. Che ci fai da queste parti? Stavo cercando proprio te. Mi chiedevo se fossi interessato a una sfida. Mi conosci, Thomas. Sono sempre pronto alle sfide. Bene, Connor. Facciamo una corsa. Una corsa? Non lo so. La mia biella si potrebbe rompere di nuovo, causando un incidente. No, non posso fare una corsa con te. Non con me, Connor. Io sono troppo veloce per te. Ma potresti gareggiare contro Steven? Esatto, amico mio! Allora, sei pronto a sfidare il famoso razzo? Eh? Ai nastri di partenza! Pronti? Via!
Io sono troppo veloce per te, Steven, senza offesa. E chi si offende? Anzi, non offenderti tu, ma ultimamente non sei più veloce di me. Posso doppiarti quando mi pare e piace. No, io non posso gareggiare. Non dopo quello che è successo con la mia biella. La tua biella? La tua biella? Senti, non venire a parlarmi di bielle. Ai miei tempi, Connor, non ci preoccupavamo mica per una sciocca biella. Insomma, c'erano parti che si rompevano, pezzi che saltavano da ogni parte. Alcune locomotive con cui ho lavorato sono addirittura esplose. Kaboom! Ma si sono arrese, forse? Niente affatto! Si sono fatte forza! Si sono fatte rimettere insieme i pezzi e hanno ricominciato a correre, da vere pioniere eroiche quali erano. Locomotive a vapore che lavoravano instancabilmente e che adoravano andare veloce. Non come te, Connor! Ma anche a me piace tanto andare veloce! Allora devi metterti in marcia e dimostrarlo! Coraggio! Puoi farcela! Se lo vuoi, puoi essere di nuovo puntualissimo, come sei sempre stato! Hai ragione! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Posso essere puntualissimo! Ma davvero quelle locomotive si sono fatte rimettere insieme dopo che sono esplose? Non essere sciocco, Thomas! Quella parte l'ho inventata, ma qualche volta bisogna raccontare una bella storia per rimettere le cose al loro posto. E con Connor ha funzionato, non trovi?